Siamo pronti per un viaggetto a Paldea? Io direi di sì. Oh, eccoci qua. Selezioniamo il nostro aspetto. Ora, la selezione qui è un po' scarna, ma tranquilli, che poi quando entreremo in gioco. Sapete cosa? Io sono pallido, però. Color cioccolatino al latte, eh? Ovviamente mi chiamo Link, dai. Come posso chiamarmi altrimenti? E qui possiamo fare modifica ai capelli e modifica l'aspetto. Facciamo modifica ai capelli intanto, poi andiamo sull'aspetto. Facciamo una cosa veloce. Ecco, così mi piacciono, perfetto. Poi andiamo sull'aspetto. Perfetto, ci siamo. Ecco qua il mio personaggio. Ho fatto la boccuccia a culo di gallina perché, dai, è caruccia, dai. Questo è il nostro, la nostra lettera di. Ah, c'è anche il salvataggio automatico. Va bene. Lo levo. Oh no, lo tengo, dai. Anche se lo levo, non posso tenerlo. Coltivare il talento individuale per creare un futuro rigoglioso. Che capelli ha quello? Guarda che capelli ha la statua del preside! Bellissima, sembra frutto mera mera. È arrivato il momento di entrare nel mondo dei Pokémon! Ed entriamoci in questo fantastico mondo. Mi presento, io sono Clavel, il preside dell'Accademia UVA. Paldea è una regione ricca di natura e di terre rigogliose. Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. Queste creature, avvolte dal mistero, si possono trovare ovunque, in grande numero. Allora, come fate a dire che Pomi è brutto? Come fate a dire che Pomi è brutto? È bellissimo Pomi! È troppo bello! Dai! E su! I Pokémon vivono dappertutto, nei mari, nei cieli e persino nelle nostre città. Noi viviamo in armonia con i Pokémon, aiutandoci a vicenda come meglio possiamo. E l'Accademia UVA è qui per insegnarle tutto ciò che ha bisogno di sapere su queste creature. Persone provenienti da ogni regione si riuniscono in questo istituto per imparare fianco a fianco. Ed è qui che gli allenatori si esercitano lottando e crescendo assieme ai loro Pokémon. I nostri corsi sono appositamente creati per sviluppare il potenziale dei nostri alunni. Si unisca a noi per trovare nuovi amici, conoscere nuovi Pokémon e scoprire un nuovo lato di sé. Spero vivamente di averla presto qui tra noi, all'Accademia UVA. Se avete letto i post community sul canale, sapete che ho intenzione di fare una ventina di video più o meno per la storia principale e poi qualcosina in più per i post game. Infatti, oggi ho deciso di caricare ben 3 episodi in modo da avere domani il quarto ed avere quindi una palestra conquistata oppure esserci vicino. E quindi di proseguire poi magari non tutti i giorni con la serie, ma almeno ogni episodio c'è una palestra sconfitta,
un dominante sconfitto, un membro del Team Star sconfitto. Quindi, insomma, ogni episodio andrà dritto al punto senza intrallazzi di mezzo. Perfetto. Possiamo guardarci attorno, però, con... Ecco qui. Ok, già va meglio, eh. Ok, perfetto. Allora, qui dentro non possiamo andare a 360 gradi, ma spero che fuori sì. E non possiamo ancora correre. Beh, dentro casa in effetti non si corre. Poi se ci facciamo male, nostra madre ci mena su un cima. Quindi, Squovet! Beh, Squovet è un gran Pokémon, ha una difesa incredibile e mena come un muratore turco. Ciao Squovet, come va? T'a posto? Va bene, sì, devo andare. Ciao, ci vediamo mai. Mai più, non tornerò mai più a casa. Mi dispiace, ma l'avventura con i Pokémon è così. Nostra madre che fa le magie al lavandino. Buongiorno, Link. Buongiorno anche a te, madre. Buongiorno, le 4 del pomeriggio. Oh, ma ti sei già messo l'uniforme? D'altronde oggi è il tuo primo giorno nella nuova scuola. Pensa che nemmeno io sto più nella pelle. Ma mi sa che dovremmo avere un altro po' di pazienza, tesoro. La scuola mi ha chiamato per dirmi di aspettare ancora un po'. Io non ho tempo da perdere, madre! Ma deve essere quello che aspettavamo. FedEx? Chi è? UPS? È permesso? Ma com'è permesso? Ehi, chi è qui che entra qua? Fa? Chi è lei? Mi faccio indovinare, lei è il nuovo allievo Link, dico bene? So che non vede l'ora di immatricolarsi nella nostra accademia. Ah, ma non mi sono ancora presentato. E chi è lei? Sono Clavel, il presidente dell'Accademia Uva. Beh, faccio un po' di roleplay perché noi in teoria non sappiamo chi è, anche se abbiamo visto la presentazione, ma... Ah, ci porta lui i documenti! Mamma mia, questo è uno di quei presidi proprio alla vecchia maniera che ci porta i documenti a casa. Neanche i postini ci hanno bisogno qui a Paldea. C'è il preside che fa le consegne. Tu vai pure in camera tua. Mamma, la camera non ha porte, ti ricordo. Perché non c'è il padre del protagonista mai in queste situazioni? In terza gen c'era. Poi hanno detto, vabbè, tanto non serve a niente il padre, in capo palestra inutile era. Ha insegnato a Lino come catturare il suo primo Pokémon. Guarda che bellini che siamo. Ottimo. Allora, guarda, io ti do un bacetto per dirti addio e poi me ne vado, perché sono voglioso di andare a scuola. Oggi non è giornata, quasi dimenticavo di darle la cosa più importante. Ah, beh. Chissà di che si tratta, ma come di che si tratta? Dove viviamo noi nel mondo dei Pokémon? E cosa vorrà mai darmi per il primo giorno di scuola? Un Pokémon, è ovvio. Il che però non spiega perché poi gli altri allenatori della scuola, che incontreremo sicuramente sul cammino, non hanno uno starter ma Pokémon del tutto diversi da quello che abbiamo noi. Tra l'altro, Switch, o meglio Switch, il gioco, perché non è colpa di Switch, visto che abbiamo roba come Zelda e Mario, ha molti problemi di frame. Voi magari non ve ne accorgerete perché il gioco è registrato a 60, renderizzato a 60 frame, quindi ve ne accorgerete molto di meno, ma se lo giocate vedrete che proprio è tremenda la faccenda. Alcuni punti no, ci sono poi dei filmati che vanno bene, ma bisogna vedere poi. Il regolamento vuole che tutti i nuovi studenti ricevano un Pokémon. Oh. Scelga dunque quale vuole come suo compagno. Sprigatito il Pokémon Erbagatto. Carino. Fuecoco, il Pokémon Fuocodrillo. No, lui non si chiamerà Fuecoco. Quax, il Pokémon Anatroccolo. Molto fiero. Sono tutti e tre Pokémon davvero affettuosi, non si separano mai da me. Ma a quanto pare sono più contenti di vedere me. sì, preside, sono più contenti di vedere me che lei. Un'altra studentessa ti attende? Tu sarai in quella casa laggiù. Ok, quando ho fatto la scelta vengo a dirglielo. I miei omaggi, ossequi. Che modi raffinati, beh, direi. Quindi bisogna fare una bella passeggiata con i nostri Pugimans per vedere quale prendere con noi sotto la nostra ala. Smart Rotom, che per fortuna, o meglio, spero, non sia invadente come lo Rotom, come il Pokédex Rotom che parlava ogni 3x2. Bene, ne possiamo andare quindi. Allora, facciamo una passeggiatina. Ah! Che ti piace, Fuecoco? Cosa hai visto? A casa? Va bene. Raggiungi la casa di fronte, posso fare un primo giro attorno a casa mia?
La telecamera quindi va dietro la schiena dell'allenatore se la sposto troppo. Fa un po' vedere. Ah, torna dietro. Va bene. Vedi che ci sono le Pokéball nascoste. Game Freak ti mette sempre questi tranelli nel gioco. Sono furbi loro. Una pozione, ci sta. Ma noi abbiamo le arance a casa. Non dovremmo avere tipo... Vabbè, non è che possiamo avere un vigneto, però... Guarda come brillano poi le Pokéball. Ah, posso andare in mezzo... Ma sì, roviniamo il raccolto di nostra madre, tanto. E l'antidoto, ci sta. Allora, l'effetto pop-in non mi è sembrato proprio sgradevole, Se posso essere sincero. Che poi, voi sapete che io ho giocato un pochino Scarlatto in anteprima, ma... L'avrete visto sicuramente... Oh. L'avrete visto sicuramente dal video. Ma... Tranquilli, non ho fatto chissà cosa. Allora, La tecnologia è incredibile! Sì, amico mio, lo è! Posso andare all'avventura insieme ad altre 3 persone! Yeah! E lo farò, amico mio, lo farò! Ma fammi correre prima! Oh yeah, guarda quanto corre bene il personaggio! Yeah, un'altra... Oh, Pokéball! Yes! La Pokéball, quella che ci servirà durante tutto il nostro viaggio. Vai! Allora, in realtà io la mia scelta già l'ho fatta, Non ve l'ho spoilerata nel video del Terra Ride perché, è ovvio, non volevo appunto spoilerarvi cose nuove. Sei tu l'allenatore di questi 3 Pokémon? Oh no, non proprio. Link non ha ancora deciso quale Pokémon scegliere. Mi chiedo quale sarà il suo primo Pokémon. La scelta in realtà, amici miei, è molto più semplice di quanto si possa credere. Tra l'altro, la croccomela che mangia un'arancia. Dai, ve l'ho detto chi è oramai. Ho detto croccomela. Ciao, sei nuovo di queste parti? Non lo so, sinceramente. Mi sono trasferito da un'altra regione, non si sa. È arrivato più in fretta di quanto pensassi, bene. Mi sono perso a girare per casa, veramente, però... Se lei pensa che sono veloce... Signor Preside, ma quindi questo ragazzo è... Esatto, lui è Link, un nuovo studente dell'Accademia. Allora ci avevo azzeccato, ti sei appena trasferito vicino a casa mia, vero? Non vedevo l'ora di conoscerti di persona. Piacere allora, io sono Nemi. Di solito sto al dormitorio, ma siamo comunque vicini di casa. Ti va di diventare amici? Se dico no. Oh, per caso ti ho spaventato? Scusa, a volte mi faccio prendere dall'entusiasmo e parlo troppo forte. O parli troppo. Nemi è la rappresentante degli studenti, nonché una abilissima allenatrice di rango campione. E quindi praticamente già la campione... No. Ah, forse in base al livello che hai a scuola ti fanno diventare di rango campione. Io vado matta per le latte Pokémon. Anzi, ho un'idea, facciamone una subito. Posso scegliere prima il mio compagno d'avventure? Sì. Potremmo allenarci nella lotta quanto ci pare. No. Caro Link. Sì, ho già deciso quale Pokémon diventerà il mio compagno. Sono tutti quanti molto belli, sia chiaro, ma... Il mio compagno può essere solo uno. La croccomela. Coco? No, crocco devi dire. Un Pokémon di tipo fuoco sparge scintille incandescenti attorno a sé, bruciando anche le piante più robuste. Vuole quindi scegliere Fuecoco? Certo.
Vuoi dare un soprannome a Fuecoco? Ma certo che do soprannome! Croccomela! È ovvio che do il soprannome Croccomela. Dai, oh, mamma mia! Ma quanto pesa? E addirittura è acrobata? Questo stava al circo prima di diventare un Pokémon compagno d'avventure. Chissà se anche gli altri fanno la stessa animazione. Non ci posso credere, Link, quindi hai scelto Fuecoco, eh? Già, immagino che tu sceglierai il tipo debole al mio. Eh sì, ha ricevuto Pokémon, ma vuole allenarne uno tutto nuovo. Vuole partire da zero assieme a me. Ma quanto sei cara e cortese e sì, va bene, scegliene uno e facciamo la finita, dai. Perché devi scegliere il tipo debole al mio? A meno che la campionessa poi non abbia il Pokémon più forte rispetto al mio. Ah, potrebbe anche essere. Sarebbe un bel twist finale. E non ci resta che lottare. Mi aspetti giù alla spiaggia? Posto insolito per lottare, ma ok. La passione per le lottine mi è troppo ardente, ma le consiglio di affrontarla. In questo modo rafforzerò il mio legame con Fuecoco. Sposta l'inquadratura come se non ci avessimo già provato. Cioè, è una cosa che viene in automatico, anche non hai mai giocato. Scusami, com'è sceso? Fammi un po' vedere come scendi. Ah, ok, era discesa perfetto. Sì, bene, bene. Ah, Nemi, sei lì. Sì, ti ho visto. Non sono cieco. Per fortuna. Quindi c'è un campo da lotta anche qui sulla spiaggia. Il compito di tutti gli allenatori è quello di lottare assieme ai propri Pokémon per farli diventare sempre più forti. Sono pronto a lottare allora. Anche perché se non vengo qui non posso neanche affrontare sfide con i selvaggi, quindi vediamo chi manderò in campo stavolta. Ah, devi fare un solo Pokémon. Devi avere Sprigatito. Se no prendo anche Quaxly, faccio fare la fusione e diventano Crocco Pirata. Non lo so. Quaxly è un pirata. Cos'è Quaxly? È un lupo di sette mari. Chissà però perché Nami ha quel guanto lì. Non mi pare venga spiegato perché Nami ha quel guanto, neanche dai trailer. Questa è la tua prima lotta, Pokémon. Goditela, mi raccomando. Andiamo con Bracero, ovviamente. Togliamo. Il tipo fuoco è forte contro il tipo erba. Bravo, vedo che ne sai qualcosa. Ti svelo un segreto, Nami. Gioca a Pokémon da quando avevo 9 anni. Però tu non di niente, eh. Dopo, se ne ha preside, se ne accorge. Se lo sai preside, mi caccia fuori. Bene, e un livello è fatto. Non sembra l'abbia presa male. Anzi, l'ha presa piuttosto bene. Non è mica tutti vincere la prima lotta. Bravo, davvero ben fatto. Hai la stoffa per diventare tostissimo. Una rivincita veloce? No, Nemi, dobbiamo andare all'accademia, dai. Ci abbiamo da fare. C'ho da firmare qualche carta per entrare a scuola, su. Ah, deve lasciarci, professore. Oh, deve discutere con i genitori di Nemi. Ma non è già. Cioè, lei già è un rango campione, quindi frequenta una classe diversa dalla mia. A meno che le classi non siano solo. O meglio, la prima classe, per esempio, la prima A, per esempio, è la classe con gli studenti più promettenti. Invece la seconda A è quella con gli studenti promettenti, ma un po' meno, magari. Non lo so. Non ne ho davvero idea. No, non ho mai catturato un Pokémon selvatico, Nemi. Quindi mi farei vedere come si fa. Ok, vado. Allora vado a esplorare la spiaggia prima, se non ti dispiace, eh. E con ZR facciamo uscire il nostro Pokémon dalla Pokéball. Che purtroppo non ci starà dietro mai nella vita. Io non capisco perché debbano fare ancora. L'ho visto fare da diversi sviluppatori. Basta cambiare un numero di velocità del Pokémon e il Pokémon ti sta incollato al sedere. Quindi, perché non farlo? Ecco, con R si manda avanti. Vabbè, questa è una cosa che già avevamo visto dai trailer. Dai, fammi vedere come si catturano i Pokémon, come se non l'avessi mai fatto. Eh no, dicevo, pensavo ad alta voce, tranquilla. Vabbè, sì, non c'è bisogno. Tutta l'animazione mi ha fatto vedere.
Oh, i cartelli stradali. Cosa? Non... Ah, vabbè, niente, non funziona. E allora? Eccoti, Link, qui comincia il sentiero di Losilla. La cattura funziona come in Arceus, o meglio, non la cattura, ma l'incontro. L'incontro con i selvatici funziona come Arceus, ovvero non ci sono Pokémon nell'erba alta. Solo in giro per la strada, e sono tanti, davvero davvero tanti. Ho bisogno delle Pokéball, vero? Per catturare Pokémon. Me ne dai qualcuna? Dammene tipo 10. No, 5. Avrei il codice che mi danno con la Dual, che posso scaricarne 100 col dono segreto. Cioè, il codice. Però, non lo farò. 100 Pokéball non mi sembrano proprio il caso. O meglio, mi serviranno perché farò un Gotta Catch 'Em All, ma userò solo Pokémon nuovi. Solo della regione di Paldea. Che però non sono mai stati visti prima, certo. Allora, Lechonk è un ottimo esempio per cominciare con la squadra. Non penso, però lo metterò nella squadra finale. È vero che mi sono visto alcuni leak, ma non ho visto tutti i Pokémon. E non sono davvero i leak più importanti da quello che mi hanno detto alcuni che hanno continuato a vedere roba. Quindi speriamo bene, speriamo che ci sia roba davvero potente. Potente nel senso di, in termini di design, non di forza del Pokémon. Lechonk, Pokémon porcellino, si nutre esclusivamente del cibo più pregiato. Il suo corpo emette un odore di erbe che i Pokémon coleottero detestano. Beh, i Pokémon coleottero sono super efficaci contro il tipo erba. Allora, come in Arceus, qui si possono insegnare ai Pokémon le mosse che hanno scordato o che non hanno appreso direttamente. Vediamo un po' se... Bisogna andare nel menu. La cattura non ha detto che riesca a primo colpo, beh certo. Il metodo più facile per catturare i Pokémon è, oltre a diminuire la salute, addormentarli. Aumenterà di molto la probabilità. E nei vecchi giochi, sonno e Mega Ball erano la combo perfetta, quasi al livello della Master Ball. Davvero, non sto scherzando, erano programmati male, quindi... Vabbè, programmati da 5 persone quei giochi, vorrei ben vedere. In poche parole, la Mega Ball con il Son era quasi una Master Ball. Era più forte la Mega Ball che non la Ultra Ball, quindi vai un po' a capire perché. Abbiamo Tarountula. Ovviamente lo catturiamo. Guarda quanti oggetti. Tarountula, Pokémon gomitolo, il fiolo che spara da dietro è resistente quanto un cavo metallico. Il segreto della sua robustezza è tuttora oggetto di studi. Beh, come i ragni veri, alcuni ragni hanno una tensione del filo paragonabile a quella dei cavi che usano per tenere sulle gru. Quindi non è una cosa tanto campata per aria, eh. Abbiamo un Hoppip, Pokémon Oppio. E Croccomela impara Coro. Questa cosa sarà molto più importante avanti, vedremo. Va dove lo porta il vento, per questo motivo, escluse le regioni più fredde, è possibile incontrare Hoppip praticamente in ogni luogo. Caramella rara, così? Beh. Ma no, quello in alto, quello in basso miravo io! Gli Scatterbug! Il problema è che non si può raccogliere tutto perché alcune... Madonna, Fletchling, ne voglio uno! E anche qui, come in Leggende Pokémon, c'è la differenza di grandezza tra i tipi. Alcuni sono più grandi, altri più piccoli. E quelli che guardano la lotta sono gli spettatori. Abbiamo anche i Pokémon spettatori, ce ne sono altri? Guarda, lì abbiamo due spettatori. Uno è un po' impaurito, l'altro ci guarda, dice, appena finisce la lotta te mozzico, ti avveleno tutto, ti avveleno. Preso Fletchling, ma purtroppo non potrò usarlo. Anche se Fletchling è uno dei miei Pokémon tipo volante preferito. Bellissimo. I Fletchling vivono sia in campagna che in città. Una contesa territoriale con gli Squawkabilly è sfociata in una grande rissa per la città. Squawkabilly, bel nome! Bel nome per un Pokémon volante, non so. Beh, sì, una contesa per il territorio. Oh mio Dio, che paura. Uno Scatterbug. Scatterbug, ti catturerò!
Vediamo un po' il Pokédex. Mette in fuga il nemico emettendo una polvere velenosa. Le piante di cui si ciba variano a seconda del luogo in cui vive. Beh, giusto, quello che trova mangia. La formica, diceva un grande saggio, Stipka Trove. Ma Pomi? È un Pomi? Abbiamo anche un Pomi! Bellino! Oddio che bellino! I coscienti delle zampe anteriori sono organi che scaricano elettricità. Quando riesce a stare sulle zampe posteriori può lanciare attacchi elettrici. Zampe posteriori, quindi quando si evolve, intendi? 23, quindi è un'evoluzione. Vabbè, l'evoluzione una ce l'ha sicuro, si è vista anche nei leak. Raggiungiamo allora sto faro, così possiamo proseguire l'avventura. Mi pare di aver catturato tutto, quindi sono tranquillo. Allora Link, come va con le catture? Ho catturato lo scibile umano. Piano. Ma che cos'è stato? Non ho mai sentito questo verso, potrebbe trattarsi di un Pokémon forte. Forza Link, proviamo a scoprire da dove proveniva. Occhio però, da queste parti c'è una grotta pericolosa. Fossi in te la eviterei. Allora, niente, io devo... mi butto? Cosa faccio? Non c'è un modo facile per scendere, Nemi? Ma che è una moto, che roba è? Trema? Ah, ok. Certo che fa male però sentire i versi dei Pokémon ancora all'era del Game Boy, eh. Fa davvero male. Alcuni. Non intendevo te, buono. È finita l'avventura, è finita. Rotom a mille usi. Io mi avvicinerei con molta cautela. Ma ha fame? Ma cosa, di cosa ha fame? Di benzina? Questo misterioso Pokémon sembra aver perso le sue forze. Perché non provi a dargli qualcosa per rimetterlo in sesto? Il panino che ci ha dato nostra madre. Ma certo. Non è un Pokémon acciaio che mangia un panino, boh. Cioè, acciaio, penso sia acciaio, eh. Sinceramente non so che tipo sia. Miraidon. Drago acciaio, probabilmente, sì. Non ho fatto caso al tipo di Coraidon, sapete? Non ci ho mai fatto caso al tipo che aveva Miraidon. Però un Pokémon futuristico o elettro o acciaio. Cioè, sono talmente furbo che non... mi sono spoilerato i Pokémon che ci sono a Paldea, ma non i tipi di quelli che erano confermati dai trailer. Tutta coccia. T'apposto da te? Bello però Miraidon, eh. Dato che ho giocato un po' a Scarlatto, ho visto anche Coraidon. E Coraidon è bello. Ma Miraidon... Guarda che roba, dai. Come fai a dire che è brutto? E direi che qui può concludersi il primo episodio. Arriverò. Aspettami lì. Oggi doppio episodio, come ho detto all'inizio. Quindi mi raccomando, fra pochissime ore, secondo episodio.
E se c'è bisogno anche un terzo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione tutti quanti i link utili. E ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.